tutt'altra storia. Ha scelto di vivere tra i boschi del Trentino. Lui è un manager di multinazionali che sta cambiando in meglio la vita degli abitanti della valle. Sentite perché con Alberto Cappato. L'anno scorso che avevamo 2 metri di neve così. Il suo nome è Bond, Pierre Bond, e la sua non è una fuga dal mondo del business, anzi un esempio, dice lui, di come potrebbe essere il lavoro di tutti tra 25 anni. Si aggira in giacca e cravatta per il fitto bosco di abete rosso, attorno al maso di famiglia, con splendido affaccio, sulle pale di San Martino. Quassù Bond ha portato segnale a banda larga e wifi distribuito anche nel bosco. La sua giornata è fatta di riunioni con tutto il mondo in videoconferenza. Ecco il perché di un look così inusuale per vivere a 1000 metri d'altezza. Un super consulente informatico che presta le sue conoscenze per colossi mondiali, clienti privati e governi. Ha scelto come base le montagne del Primiero in Trentino, lasciando Melbourne in Australia, dove è nato 47 anni fa. Un ritorno alle origini, da cui partirono per l'Australia i suoi genitori e qui adesso è considerato un vero e proprio benefattore. Perché Bond, in questa valle silenziosa, da 10.000 abitanti sparsi in 6 comuni, ha portato una rivoluzione, banda larga, fibra ottica nelle case dei valigiani, con un progetto della provincia di Trento, e servizi online all'avanguardia in Italia. Si è offerto e l'hanno ascoltato, è già attiva la gestione dei pasti per le scuole, gli uffici, i ricoveri degli anziani. Presto nel progetto chiamato My Valley, una smart card consentirà a ciascun abitante di fare micropagamenti e chiedere certificati da casa ad uffici ed enti pubblici. E poi c'è il telecontrollo per gli anziani della valle. Un anziano sta meglio, quello che sa che può essere anche videosorvegliato se decide che è necessario, o sensori possono essere piazzati lì per collegati direttamente col medico. Quella di Bond è una fissazione. Nel 98 presentò al governo australiano un progetto per mettere in rete le decine di villaggi dispersi quando la parola d'ordine era inurbamento. Tra Australia e Trentino, in fondo, non c'è differenza.